we go. Bentornati a Benvenuti a Cortina. Siamo di nuovo con voi puntuali dopo due settimane che qui a Cortina sono letteralmente volate. Oggi siamo in cristallo e scivoleremo con voi tra le piste del Sonforca e la Ski Vertical Staunies, davanti ad un panorama mozzafiato che solo le Dolomiti sanno offrire. È da pochi giorni passata l'Epifania che tutte le feste porta via e la regina delle Dolomiti ha vissuto un pienone turistico da incorniciare. Centinaia e centinaia di vacanzieri italiani e stranieri hanno scelto Cortina come meta privilegiata per godersi un po' di riposo unito allo shopping, allo sport, alla buona tavola e al divertimento. A voi il primo servizio. La stagione è partita con il piede giusto, non ce l'aspettavamo, a dire la verità, perché comunque leggendo i giornali o guardando la televisione si vedono solo notizie negative, la crisi, la disoccupazione, insomma tutta una serie di elementi che facevano pensare a una stagione difficile. Invece Cortina ha saputo rialzarsi, ci siamo rimboccati le maniche. Attorno al settore turistico di Cortina gravitano tutta una serie di attività economiche, abbiamo oltre 1000 partite IVA, circa 10.000 persone che lavorano direttamente o indirettamente nel settore turismo, e questo significa che quando le cose vanno bene riusciamo anche a creare occupazione, riusciamo a creare sviluppo per Cortina ma anche per i territori limitrofi, penso soprattutto al Cadore. Quindi bisogna guardare a questi numeri, a questo inizio di stagione con fiducia, proprio perché è un elemento di traino per tutto il territorio. Cortina su Corso Italia non si cammina o quasi per le centinaia di turisti che lo hanno preso d'assalto con il classico struscio che vedete in parte anche dietro la nostra postazione. Tempo fantastico, piste perfette, era da tanto tempo che non vedevo facce così sorridenti, quindi sole, allegria e sobrietà, devo aggiungere. Oggi la cittadina ladina recupera la sua vocazione più autentica, quella di attrarre soprattutto per le sue belle montagne, l'ambiente incontaminato, le antiche tradizioni di sempre. Ho visto anche molto più entusiasmo e una città anche preparata, perché devo dire che Cortina si è dimostrata di nuovo all'altezza. Ecco. C'è una sensazione molto bella, natalizia, calda, di famiglia. Cortina sta cambiando in questo percorso, sta offrendo dei servizi sempre migliori e siamo diventati sempre più internazionali. Grandi presenze sia sulle piste, nei ristoranti, nei bar, il corso era pieno di gente, c'era un'atmosfera insomma molto meno faticosa, meno angosciata, ecco, molto più allegra, più disponibile, più fiduciosa per il futuro. Molto soddisfatti dalle prime sciate dell'anno qui a Cortina d'Ampezzo, la neve è magnifica. Sì, l'afflusso durante il periodo natalizio è stato veramente positivo, ovviamente paragonato a quello dell'anno scorso ci sono stati degli aumenti incredibili, tanto vero che verso fine anno addirittura i noleggi sono rimasti senza scie, senza scarponi, senza attrezzatura, quindi direi è andata piuttosto bene. Il bello viene ora però. Benvenuti a Cortina! Cortina si riconferma ancora una volta teatro di grandi eventi sportivi. L'anno nuovo è iniziato con la tappa del Tour de Ski. Sciando su un Corso Italia innevato ad arte, gli atleti provenienti da 25 nazioni si sono lanciati in una splendida giornata di sole in direzione Dobbiaco per una delle 7 gare di cui si compone la competizione. 40 emittenti televisive hanno trasmesso l'evento in mondovisione e c'eravamo anche noi di Benvenuti a Cortina. Sorpresa per noi, all'ombra del campanile, sì, simbolo di Cortina d'Ampezzo, il nostro inviato speciale, Marco De Biasi. A te, Marco. Benvenuti a Cortina. Sono il vostro inviato speciale, Marco De Biasi, per il Tour de Ski 2013, Coppa del Mondo di sci di fondo. Prima manifestazione importante dell'anno, Cortina Dobbiaco, di nuovo legate da questa indissolubile collaborazione. Decine e decine di atleti passeranno nel Parco Nazionale d'Ampezzo e soprattutto passeranno nel nostro patrimonio dell'umanità. Attraverso Fiammes, sotto il Pomaganion, davanti alle Tre Cime di Lavaredo, nel Parco Nazionale. Un evento internazionale voluto e sentito dalle due amministrazioni di Cortina e di Dobbiaco. Vi presento Marco Ghedina, assessore allo sport e al turismo del comune di Cortina d'Ampezzo. È con molto orgoglio che abbiamo organizzato anche quest'anno
questa manifestazione che siamo riusciti a farla partire dal centro di Cortina grazie al lavoro di tutti gli operai del comune e della GIS, un lavoro improbo, circa 100 volontari, però per la mezzanotte la pista era già pronta, quindi siamo molto soddisfatti perché che dà un senso a questa manifestazione è proprio la partenza sotto il campanile. La collaborazione con Dobbiaco è una cosa consolidata in 36 anni della Gran Fondo Dobbiaco Cortina. Noi siamo contenti di portare manifestazioni sportive a Cortina, manifestazioni di grande richiamo, perché Cortina è nata come località sportiva, poi si è trasformata anche in una località mondana. Avere delle manifestazioni importanti credo che sia il giusto riconoscimento a chi ha creduto in questa località come luogo di sport invernali ed estivi. Cosa ne pensa di questa splendida manifestazione che organizza Cortina ogni anno? Ah, è una cosa bellissima. Sì, veramente noi ieri dovevamo andare via per assistere a questa bella manifestazione, siamo rimasti anche oggi. Beautiful day. Perfetto. È la prima volta che onestamente vedo una cosa del genere, però veramente l'organizzazione, lo spettacolo, il sole e la giornata è qualcosa di eccezionale. Tutto perfetto. Grazie anche al nostro speaker Antonio Colli che ci ha portato nel cuore della gara. Un saluto dal vostro inviato speciale Marco De Biasi da Cortina e ricordatevi che a Cortina siete sempre i benvenuti. Benvenuti a Cortina. È sempre più alta una montagna di libri, la kermesse ideata e condotta da Francesco Chiamulera e Vera Slepoi. Durante le vacanze natalizie, la rassegna di incontri con l'autore ha presentato qui a Cortina tutte le novità letterarie del momento. Da Mogol con i suoi aforismi, a Paolo Mieli con un pensiero sull'anno nuovo, a Gian Antonio Stella con il suo ultimo libro inchiesta su Cristiano Lobbia, e ancora Bruno Vespa e Marina Ripa di Meana e tanti altri scrittori. Un appuntamento che propone Cortina come sinonimo di una montagna di libri, una montagna di incontri, una montagna di successo e una montagna di cultura. Ma è il successo di Cortina, perché una montagna di libri incarna un po' una tradizione di incontri con l'autore, chiaramente volendo rinnovarla e puntando a portare sempre un prodotto di qualità. Cortina ha sempre avuto un grande rapporto cosmopolita con le anime più colte e interessanti dell'Europa che passavano di qua. Questo Cortina deve continuare a fare, è una sfida nelle quale non crediamo soltanto noi chiaramente, ma ci crede un po' tutta Cortina, dobbiamo puntare sempre di più su questo. Amo molto tutte Dolomiti, devo dire, però Cortina insomma è davvero la regina. Questa attenzione alla non devastazione del territorio secondo me è proprio legata al fatto che Cortina è una città che non si accontenta di dar da sciare. Cortina, come sempre, è un po' il contraltare, la grande lente di ingrandimento degli avvenimenti italiani, personalità del mondo, diciamo della cultura italiana e internazionale, possono essere il contenitore adeguato proprio per dare le risposte che la gente desidera su un futuro piuttosto incerto. Io penso che la crisi, alcune manifestazioni culturali come una montagna di libri e altre ancora abbiano fatto del gran bene a Cortina, nel senso che oggi Cortina appare molto più simile a quella del passato che a quella degli anni recenti, messi in burla dai film bellissimi peraltro di Carlo Vanzina. È una Cortina dove si fa più sci, si va più per montagne, si fa meno mondanità, c'è meno spreco, meno cafoneria, meno lusso esibito. Forse un giorno si dirà che la crisi economica ci ha fatto male a tutti, ha fatto aumentare le tasse, ha creato un sacco di sofferenze per tanti, ma a Cortina ha fatto bene, per Cortina è stata una mano santa, purché ben inteso la crisi si fermi qui, eh. Benvenuti a Cortina! Non solo sport, cari amici, a Cortina ci si può immergere nella cultura con la C maiuscola. Dai libri alla musica, dal teatro alla danza, le proposte sono numerose e ce n'è per tutti i gusti. L'assessore Ampezzano alla cultura, Giovanna Martinolli, ha creato dalla scorsa estate il progetto Cortina è cultura, che unisce tutte le associazioni che a vario titolo propongono eventi culturali. In prima fila per gli appassionati di cultura ci sono le mostre allestite al Comun Vecio e al Centro Congressi Alexander Girardi.
tardi. Ma non vi anticipo altro. Sentiamo insieme cosa ci racconta l'assessore Martinolli. Benvenuti a Cortina, siamo all'Alexander Hall, dove è allestita questa bellissima mostra sul Trienio delle Dolomiti. È una mostra molto viva, da una parte storica e da una parte che ci porta alla ciclabile, a quello che è tutt'oggi la ferrovia. Ho conosciuto Evaldo Gasperi qualche anno fa a casa sua e con così tanta passione, con così tanto piacere e conoscenza ci ha mostrato i suoi trenini. E abbiamo pensato di allestire questa mostra e di parlare di questa ferrovia che in fondo è parte della nostra storia. L'allestimento è stato curato da Roberto Casanova, che veramente con amore ha sistemato questi pannelli, che come vedete sono tutti di cartone, e quindi anche questo fa parte di quello che Cortina vuole mostrare, cioè un ambiente ecologicamente sostenibile. La ferrovia è tuttora una pista ciclabile, una pista per sci di fondo, e quindi questa è un po' anche l'evoluzione, quello che vogliamo mostrare della nostra vecchia ferrovia. Al Comune Vecchio, per il Ponte dell'Immacolata, durante il Long Fashion Weekend, abbiamo aperto ed è tuttora allestita la mostra Must Have. Must Have è una mostra interessante perché l'autore ha utilizzato del vecchio materiale riciclato per ridare vita ad alcuni oggetti che erano parte del culto di qualche anno fa. L'orologio Rolex, per esempio, dei jeans, e questi materiali hanno ripreso vita riutilizzando materiali che altrimenti sarebbero stati gettati. Cortina da sempre ha un vivaio culturale molto importante. L'anno scorso addirittura sono state fatte più di 200 eventi culturali. Quindi abbiamo capito che bisognava contenere tutte queste associazioni, tutte queste persone che da anni fanno cultura a Cortina e che valorizzano l'immagine che Cortina dovrebbe avere al di fuori. È nata l'idea di Cortina e Cultura, che è un modo per comunicare anche al di fuori, ai turisti di Cortina, alle famiglie, alle persone anziane, ai bambini, a tutte le persone che vengono a Cortina e che hanno il piacere di vedere le nostre mostre, di vedere i nostri eventi, di partecipare a Montagna di Libri o sentire un ottimo concerto del Festival Ciani, di trovare il modo di comunicare e di rendere visibili queste manifestazioni. Prima di salutarvi, vi invito nuovamente a visitare le nostre mostre qui all'Alexander Hall e al Comune Vecchio alla mostra Must Have. Arrivederci! Benvenuti a Cortina! La nostra puntata sta per terminare, ahimè, però prima di salutarvi vi invitiamo ancora una volta a Cortina. Tanti gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni. Sabato 19 e domenica 20 venite ad assistere alle gare di Coppa del Mondo di sci femminile. Gare, sport, ma anche divertimento con la seconda edizione di Top of the Dolomites Music Festival e la festa campestre d'inverno organizzata dai Sestieri d'Ampezzo. La tappa ampezzana della Coppa del Mondo sarà anticipata il 17 e il 18 da una competizione di rally, la decima edizione del Winter Raid, che vedrà piloti di auto d'epoca partire da St. Moritz e arrivare qui a Cortina superando 26 passi alpini. Il 20 gennaio inoltre Cortina partecipa al World Snow Day, la seconda edizione della speciale giornata da vivere sulla neve. Grazie alla collaborazione con le forze dell'ordine si potrà scoprire in modo nuovo e divertente la sicurezza in montagna tra percorsi, ostacoli, esercitazioni con cani e l'immancabile presenza di pompieropoli. Come vedete sono numerosi gli eventi che non potete perdere qui a Cortina. Tenetevi aggiornati visitando il sito cortina.dolomiti.org o la pagina ufficiale di Cortina su Facebook. Cercate i tweet di Cortina e mi raccomando, su YouTube e Vimeo troverete tutte le puntate di Benvenuti a Cortina. Venite qui a Cortina perché qui sarete sempre i benvenuti. Ciao, alla prossima puntata!